Ciao ragazzi, benvenuti in Cucina col E in Pazzo! cucina con Giulia. Che si fa oggi? Oggi facciamo la crème tart salata. Buona! Gli ingredienti? Per la frolla salata, 300 g di farina, 80 g di parmigiano reggiano grattugiato, 130 g di burro ammorbidito, sale e pepe, 2 uova intere e 5 g di lievito per preparati salati. Mentre per il ripieno? Per la mousse, 300 g di formaggio spalmabile, 350 g di roviola, basilico, olio, erba cipollina, sale, poi per farcire sopra, menta, olive verdi denocciolate, pomodorini e prosciutto crudo o coppa, come preferite. Iniziamo con la frolla. Ah, siete scusi, iniziamo con la frolla. Mettiamo la farina in una bacinella, il nostro parmigiano grattugiato, i lievito per preparati salati, due uova, Dio come l'ho aperta bene stavolta le uova. Sono sotto la pioggia ad aprire le uova e a cantarti nel blu dipinto di blu. Il burro che ho lasciato tutta la notte fuori, che è bello morbido, se potete anche provarlo a usare sciolto nel forno a microonde, ma non lo so. Io so che ce ne metti intero, lo usi col frullino. Ci mettiamo anche un po' di sale, cioè col bengalese, come si chiamano lì? A Papuli, a Tatuni. E anche un pochino di pepe, la pillola va giù. E ora andiamo a impastare. Intanto infariniamo il piano da lavoro. Tanto gli diamo un'impastatina leggera con le mani, vada appiattita bene, e ora andiamo a spianare col mattarello. Vediamo se la sta facendo giusta. Ti tiro la farina nel muso. Viaggiare evitando le curve più. Facciamo la forma. Noi abbiamo deciso di farne due più piccoline. Una volta fatte le quattro forme, facciamo un cerchio Aspetta, centrale. visto che me l'hai fatta a me, allora lo faccio io a Tanto te. vado avanti. Così che diventa un anello. Allora, sono. Diametro, ci siamo? Andiamo al bicchiere. Facciamo 3 centimetri. Ai ai ai, e qui è un po' più corto. Facciamo degli anelli. Allora andiamo a mettere per 30 minuti i nostri dischi in frigo, o potete usare anche il congelatore. La pasta avanzata andremo a preparare dei biscottini a forma di cuore come preferite, che metteremo sopra i nostri cream tart, perché la vita è come un cuore, non lo so neanch'io. Nel frattempo prepariamo la mousse. Abbiamo lavato il basilico e ora Gianni ce lo trita. Oh, attento, che io a cantarti nel blu ti trito di più e la ragazza le ossa io sono in bilico. Cipollina è già tritata perché ci fa fatica. Giornata fantastica. Mettiamo nella ciotola la roviola. Alle fattorie c'è la roviola. Il formaggio spalmabile. Il formaggio spalmabile. Ricordo, la roviola è 350 grammi, il formaggio spalmabile 300 grammi. Che qui è un po' troppo, facciamo a occhio. L'erba cipollina. Il basilico. Ah, scusate un attimo, ci vanno messe tante cose, lo vado subito a prendere fuori.
Bravo, è antico, un po' di timo. Poi un pizzico di sale, un pizzico di pepe, un goccino d'olio. No, scusa, devi seguire le mie. E pepe. Tanto abbiamo già acceso il forno a 175 gradi in modalità statico, se fosse ventilato 160 gradi. E semplicemente andiamo a emulsionare i nostri ingredienti. Vai. La mousse è pronta. La andiamo a mettere in frigo e ora ci appresteremo a cuocere i nostri dischi di pasta frolla salata. Torniamo. Forno. Deve cuocere 25 minuti in forno, ventilato, statico, fai come ti pare, se che la temperatura cambia. Mettiamo la nostra crema in sacco a poche. Mi mancano tutti quei tuoi particolari, quando dicevi a me, è finita la farina, valla a comprare. No, oggi non ci posso andare, le offerte non ci sono ancora. Decoriamo. Abbiamo fatto il primo strato. Ora ci mettiamo l'altro sopra e applichiamo una leggera pressione. E adesso ricopriamo ancora con la nostra mousse di formaggi e erbe. Quando è pronto intoppatelo pure con calma, sistemate tutte le punte. Il crudo lo arrotoliamo come fossero così, delle roselline. Così fa schifo. Beh, la stessa di sempre, quella particolare. E lo mettiamo sopra. Mettiamo i pomodorini. Io intanto ho preparato un po' di olive verdi, le ho tagliate a striscine piccoline e dopo le andremo a mettere sopra il nostro che quello a fare di via. E ora mettiamo i cuoricini. E ultimo tocco, la menta. Ed ecco a voi il nostro Kem Tart salato. Pazzo e mangiato!